Intanto che le ultime persone trovano posto, voglio esprimere la mia gioia di avere oggi con noi Luciano Canfora. Io e la professoressa Barbetti, oggi vice sindaco e assessore alla cultura, sono anni che cerchiamo di farlo venire al progetto Lettura, ma per i suoi numerosi impegni e qualche volta anche responsabilità familiari non è potuto venire. Finalmente la sinergia con la Festa della Scienza ha funzionato e Luciano Canfora è qui con noi. Siamo veramente contenti. Con una conferenza veramente stimolante, se davvero la Repubblica di Platone intende essere una proposta utopica. Come dicevo, c'è questa sinergia in questo caso fra Progetto Lettura e Festa della Scienza, per cui molti ragazzi, circa 200, hanno letto questo libro, Il presente come storia. Se durante la conferenza il professore ne può parlare, bene, altrimenti magari alla fine dedichiamo un po' qualche domanda a questo libro. Il professore è un po' figlio d'arte, secondo me. Suo padre, Fabrizio Canfora, era uno storico della filosofia. La mamma, Rosa Cifarelli, era una latinista e una grecista. E quindi si capisce benissimo il suo essere così eclettico, filologo, storico, filosofo e esperto di letteratura greca e latina. I libri che ha scritto sono tantissimi, l'ultimo è La crisi dell'utopia, ma noi abbiamo scelto quest'altro libro, Il presente come storia. I suoi genitori sono stati molto attivi nella vita culturale e civile di Bari e erano degli antifascisti. Quindi ecco, penso che Luciano Canfora debba un po' a loro questo suo essere così interessato a tanti aspetti della cultura che va dall'età antica ai tempi moderni. Ascoltiamo con grande piacere questa conferenza, prego. Grazie. Sono ben grato a voi tutti che avete deciso di dedicare la mattina del sabato a questa nostra seduta, quindi questo già è un gesto di grande collaborazione intellettuale di cui vi sono riconoscente, ma soprattutto a chi ci presiede, che è l'artefice di tutto ciò, con mano sapiente ha organizzato questo nostro incontro. Il tema che ho indicato, che abbiamo scelto d'intesa, è un tema che a mio avviso contiene elementi di attualità. Quando si parla, anche nel senso comune, diciamo così, del progetto delineato da Platone di città o di forma politica perfetta, Callipolis, si parla di utopia platonica. Si adopera cioè una parola che Platone non ha mai usato, anzi una parola in certo senso tardiva. Molti ricorderanno che è la parola che fa da titolo ad una celebre opera assai sottile e forse ironica di Tommaso Moro, quindi tutt'altra epoca, dove il termine è un termine che vuol già dichiarare la inattualità o la non attuabilità del progetto etico-politico statale che lì viene delineato. E tuttavia si parla di utopia platonica. Io tendo a dissentire da questa semplificazione, ritengo invece che nel disegno che Platone tratteggia ci sia un obiettivo, forse paradossale a dirsi, realistico. Egli si cimenta con esperimenti, magari sfortunati, fallimentari, dolorosi per lui, ma si cimenta nella prassi. Quindi collocarlo sic et simpliciter tra gli utopisti, a mio avviso, è una semplificazione erronea.
Altra questione è se il progetto che egli delinea sia attuabile o comunque tale da poter essere il programma di azione concreta in vista della prassi. Questa è altra questione. Ma la domanda da cui partire, io credo, è sempre la domanda biografica: chi è quest'uomo? E come mai ha avuto questo influsso immenso nella storia del pensiero? Collochiamolo nel tempo, molto sommariamente, anche perché i momenti biografici suoi sono strettamente connessi a ciò che ha poi progettato reiteratamente, incessantemente durante tutta la sua vita. Vive in una fase tragica della storia della sua città. Nasce nel 428-27 avanti Cristo, cioè quando egli nasce, Pericle è morto da 3 anni, Atene è in guerra, e questa guerra durerà fino a che lui non sarà un uomo fatto. Finirà questa guerra nel 404, egli a quel punto ha 24 anni, vive fino al 347 avanti Cristo, quindi un bel po' di quinto secolo e molto del quarto secolo. Atene in questo arco di tempo perde 2 volte l'impero. Quando egli è un uomo maturo, i suoi congiunti più in vista dal punto di vista politico si impegnano in un esperimento radicale, la cosiddetta seconda oligarchia ateniese. Un suo congiunto importante, che ha avuto una fine tragica, è morto combattendo, Crizia, frequentatore anche lui di Socrate, era il leader di questo governo di 30, definiti in seguito dai loro avversari tiranni, che fanno, per così dire, tabula rasa di una tradizione secolare di Atene, la democrazia politica. Su di loro è caduto un giudizio negativo, una damnatio memoriae. È difficile parlarne senza sottrarsi a questo cliché. Il disvalore assoluto. Per l'appunto, i tiranni. La parola tiranno all'origine non vuol dire quello che noi consuetamente intendiamo con questo termine, indica il mediatore. Pisistrato è stato tiranno, ha governato Atene per tantissimo tempo, un grande storico del V secolo, un po' più vecchio di Platone, si chiamava Tucidide, ne tesse un elogio. Il buon governo di Pisistrato. Ma al tempo in cui questa leadership oligarchico radicale prende il potere, tiranno è ormai una parola negativa. La tirannide è l'esatto contrario, agli antipodi, per così dire, della democrazia politica. Democrazia che vuol dire governo assembleare dei cittadini di pieno diritto, i quali, ex ipotesi, in linea puramente teorica, deliberano in assemblea l'autogoverno, no? Il modello della democrazia diretta, della democrazia assembleare, l'autogoverno. Un modello che si espone a critiche soprattutto da parte dell'ambiente socratico, ma non soltanto di esso,
in quanto è un tipo di governo fondato sulla incompetenza o la non necessaria competenza. La critica alla democrazia assembleare, tipica di questo ambiente, di questa corrente di pensiero, è per l'appunto si affida la guida della città a chi manca di gnome, di intendimento, di discernimento. Si potrebbe dire che il Socrate che noi conosciamo attraverso i dialoghi platonici e anche attraverso l'opera di uno scolaro meno dotato filosoficamente, cioè Senofonte, la critica appunto che il Socrate a noi noto rivolge al modello politico dentro il quale vive e per opera del quale morirà, consiste appunto nella questione della competenza. Se gli oligarchi prendono il potere per cancellare questo grande difetto, assumono che la loro è invece la realizzazione del governo di chi possiede la gnome, la capacità di discernere. Per giunta la democrazia politica ateniese ha portato la città al disastro, alla sconfitta militare, alle perdite umane infinite, ad una ferocia, basti pensare all'ultima battaglia di quella lunghissima guerra in cui i generali ateniesi fanno varare in assemblea la decisione che ai prigionieri spartani, se la battaglia sarà vinta, verrà tagliata la mano, cosa che non accade perché la battaglia viene persa. L'ostinazione bellicistica della democrazia ateniese, che è una democrazia imperiale, ha portato la città alla catastrofe. Questo significa che quando questo pugno di uomini, tra cui Crizia, il congiunto di Platone, prende il potere con l'aiuto degli spartani che hanno vinto la guerra, molti approvano quel governo. La città è stanca della incompetenza democratica. Questo è il quadro in cui Platone dice di sé in una celeberrima prosa, la lettera settima, il quadro in cui Platone dice: ho scelto di stare con loro, cioè con questo pugno di uomini, alcuni dei quali, egli dice, erano miei congiunti o amici. Poi racconta anche di essersi ritratto, allontanato da questo esperimento politico radicale, su cui non mi soffermo, ma sarebbe utile capirlo un po' più a fondo. Mi sono ritratto quando il mio più autorevole e caro amico, più anziano di me, Socrate, è entrato in contrasto con costoro. Si è rifiutato di obbedire ad un ordine che gli era stato impartito, un ordine omicida, e avrebbe rischiato la vita se quel governo non fosse caduto. È un racconto piuttosto semplificato, ma sostanzialmente veridico, che trova riscontro in altre fonti. E per la caduta, dice Platone in questa celebre pagina, di quel regime, parve quasi aureo il nuovo regime che subentrò, il ripristino del sistema democratico, dopo una guerra civile durissima che è durata mesi nell'anno 403 avanti Cristo. Ma il nuovo governo, che sembrava aureo rispetto alla efferatezza dell'oligarchia, ben presto dimostrò la sua fallacia, mandando a morte quel medesimo uomo che aveva rischiato la vita disobbedendo agli oligarchi, a Crizia. Ed è il processo a Socrate, 399 avanti Cristo, ormai
Platone è un trentenne quasi, un processo che noi conosciamo perché Platone medesimo ha redatto molto probabilmente tenendosi vicino alle parole veramente dette la autodifesa di Socrate, l'apologia. Anche Senofonte ha scritto una apologia di Socrate assai meno incisiva, ma poi sappiamo che altri, la cui opera non ci è giunta, il sofista Policrate per esempio, avevano scritto atti d'accusa contro Socrate. Insomma, il processo fu un processo politico. Le accuse di non credere negli dei della città, di corrompere i giovani, sono accuse elaborate per ottenere il successo in tribunale, ma in sostanza, come Policrate scriveva, e Senofonte lo contesta nei Memorabili, l'accusa vera era stata quella di cattivo maestro, maestro di Alcibiade, maestro di Crizia, cioè di coloro che avevano portato la città alla rovina. Singolare accusa, a dir vero, se si pensa alla lontananza tra i due allievi, per così dire, Alcibiade e Crizia, hanno non solo percorso strade diverse, ma l'uno ha ottenuto la morte dell'altro. Alcibiade è stato ucciso da sgherri di un satrapo persiano su richiesta di Crizia, timoroso di vederlo riemergere ancora una volta alla vita politica. Quindi cattivo maestro forse, ma di protagonisti antipodici della vicenda ateniese. Senofonte ha scritto nell'Apologia che Socrate era stanco di vivere, perciò si è lasciato condannare, sfidando i suoi giudici, sfida che anche dall'Apologia platonica si ricava, ma quella cesura che è costituita dalla uccisione di Socrate decretata dalla democrazia ateniese, quella cesura è anche, soprattutto per noi, la cesura nella vita di Platone. 399 avanti Cristo, il suo viaggio in Sicilia, il primo dei viaggi in Sicilia, l'unica data sicura che abbiamo dopo il processo, è il 388, quindi ci sono 10 anni di mezzo, per i quali sappiamo qualcosa, abbiamo delle biografie anche contestate dagli ipercritici, la vita di Platone scritta da un bravo compilatore di epoca romana che si chiamava Diogene Laerzio. Quei 10 anni sono estremamente significativi e formativi. Nel raccontare la propria vicenda nella lettera settima, Platone scrive che la liquidazione fisica di Socrate, che sancisce per così dire la sua definitiva rottura con i vari esperimenti politici della sua città, lo aveva indotto a formulare un convincimento che è rimasto la stella polare del suo pensiero fino all'ultimo, che cioè soltanto quando i reggitori di città saranno veri, anzi autenticamente filosofi, ovvero gli autenticamente filosofi diverranno, potranno essere reggitori di città, solo allora si avrà l'eunomia, cioè il buon governo. Con questi convincimenti mi misi in viaggio per la Sicilia. Quindi in quella prosa, che alcuni continuano a non ritenere autenticamente platonica, ma mi sembra una lotta inutile contro i dati di fatto, in quella prosa c'è una brachilogia, cioè c'è quasi un decennio che
che si risolve in una frase: con vista la fine inflitta a Socrate, conclusi che l'eunomia sarebbe stata soltanto il governo dei veramente filosofi, e con quei convincimenti andai in Sicilia. Di mezzo ci sono 10 anni. Cosa accade in questi 10 anni nella vita di quest'uomo? Le biografie che conosciamo e su cui si può versare tutto lo scetticismo che si vuole introducono un periodo di viaggi. In realtà gli amici di Socrate sono stati dispersi dopo la morte di lui, quindi il fatto che lascino Atene a ridosso di quel processo mostruoso è del tutto plausibile, anzi è ampiamente documentato. Dove ciascuno di loro si sia recato è altra questione. Le notizie alle quali mi sto riferendo, e che riassumo in maniera molto sommaria, parlano di 2 teatri, per così dire. Per un verso l'Egitto, per l'altro l'Italia meridionale, Taranto, dove Archita, Pitagorico, costituisce per Platone un esperimento interessante, qualche cosa che rassomiglia in certa misura a quel convincimento, a quella soluzione del problema politico cui ho prima fatto riferimento e che è racchiusa in quella formula che ho ricordato. Si può credere o non credere al soggiorno in Egitto. Io non credo che abbia senso lo scetticismo preconcetto rispetto alla biografia conosciuta, anche se dobbiamo sempre ricordarci che le biografie degli autori greci precedenti Alessandria, precedenti la grande struttura bibliotecaria, erudita, filologica, scientifica della biblioteca e del museo di Alessandria, la biografia degli autori che hanno avuto l'avventura di nascere prima, è passibile di deformazioni e di invenzioni arbitrarie. È un pochino la condizione, per così dire, disperante di chi deve raccontare la storia letteraria greca dei secoli VI e V. Spesso i biografi hanno ricavato dall'opera stessa dei dati in maniera, come si usa dire, autoschediastica, cioè cavando illazioni dall'opera. L'opera di Tucidide si interrompe un certo anno, allora è morto in quell'anno. È un'operazione che si rivela rapidamente come congetturale e inutilmente congetturale. Quindi c'è un'ombra sulla biografia degli autori pre-alessandrini. Altra condizione è quella della letteratura romana, che nasce insieme con la filologia. La letteratura romana è affidata alla dottrina filologica mentre nasce, quindi è in certo senso tutelata sul piano della dottrina, della conoscenza puntuale dei dati. Per la letteratura greca c'è questo non piccolo inconveniente. E dunque discernere tra le possibili invenzioni, i dati di fatto, le ipotesi, le congetture, le arbitrarie deduzioni è impresa complicata. Ciò non toglie che l'esperienza egiziana di Platone è nota ad Aristotele in un passo della Fisica. Aristotele ha frequentato Platone per 20 anni, come tutti i veri grandi scolari è stato un ribelle verso il maestro, per fortuna, anche se per lo più Platone ha visto più lontano, ma questo è un discorso che faremo alla fine. Quindi la testimonianza di Aristotele, sia pure per incidence, sulla vicenda egiziana di Platone va presa sul serio e da considerarsi una
testimonianza importante e difficilmente revocabile in dubbio. C'è poi un altro elemento meno forte, ma non privo di interesse. Quando, scacciato la prima volta da Siracusa, Platone lungo il viaggio di ritorno viene venduto come schiavo, depositato nel grande mercato di schiavi dell'isola di Egina, vicenda non piacevole naturalmente per un essere umano in generale e per un gran signore di grande famiglia come era Platone, viene riscattato da un amico che aveva conosciuto a Cirene. La Cirenaica è una regione nella quale probabilmente egli era stato nel periodo dei viaggi. Perché insisto su questa esperienza? Ma intanto perché ricostruire il cammino biografico di un personaggio che ha sempre saputo tradurre l'esperienza in pensiero e il pensiero in esperienza non è lavoro vano, non è futile. In secondo luogo, perché non è del tutto inverosimile sostenere che il modello dell'antico Egitto, la struttura castale, il ceto sacerdotale che detiene la sapienza in alto, al vertice, poi i guerrieri come difensori, armi in pugno della realtà statale, e infine il popolo come terzo ceto in questa piramide, quel modello che nell'Egitto ha avuto una sanzione lunghissima nel tempo, non è privo di influssi sul modello che Platone tratteggerà nella Repubblica, nella Politeia. Una battuta, come al solito, rapida e sferzante di Marx, intendo Karl Marx, nel Capitale, in una nota, suona: la Repubblica di Platone, lungi dall'essere un modello di comunismo, è in realtà la trasposizione in Grecia delle caste egiziane. Quindi il tema che affronteremo tra breve, cioè che cos'è il comunismo platonico, concretamente analizzato nei termini in cui i grandi testi suoi ce lo presentano, questo viene liquidato, per così dire, in questa battuta veloce e abbastanza sferzante di Marx, come un non comunismo, anzi come una trasposizione in termini greci di una società castale. Ironia a parte, è senza dubbio vero che quel modello ritorna dentro il grande disegno della Politeia. Ma quel che qui mettere in luce, e perciò il titolo che abbiamo scelto mi pareva appropriato, è che Platone non si limita a tratteggiare, concependolo come un modello astratto, l'eunomia, la Callipolis, ma ritiene che si possa tentare l'esperimento di tradurlo nei fatti, quel modello. Il viaggio in Sicilia è un gran problema. Perché la Sicilia? Qui forse conviene aggiungere qualche dettaglio informativo. Quando quest'uomo nel 388 sbarca a Siracusa, che è una metropoli, è la metropoli occidentale della Grecia, un avamposto in certo senso della Grecia occidentale, in lotta costante contro i cartaginesi che occupano l'altra metà della Sicilia, no? Con epicentro ad Agrigento. Quando sbarca in questa metropoli potrebbe essere considerato un nemico. È fresco ancora il ricordo della invasione della Sicilia da parte di Atene.
Siracusa è stato un bersaglio cui Atene, la Atene imperiale, ha più volte guardato e che più volte ha tentato di soverchiare. Già Pericle ha avuto nella sua idea imperiale vastissima, coronata talvolta da insuccessi clamorosi come quello in Egitto, immaginato una spinta a Occidente, verso la Sicilia. Ma nell'anno 426, cioè ben 10 anni prima della grande spedizione, Atene tenta di infilarsi nei contrasti intersiciliani per costituire una testa di ponte del suo impero a Occidente. La cosa va malissimo, i suoi generali si lasciano corrompere, vengono condannati. Nel 415, e Platone è un fanciullo, Alcibiade, erede politico di Pericle, lancia la grande armata ateniese contro Siracusa in una guerra durissima che dura 2 anni e mezzo e finisce nel disastro. Ma non finisce lì, perché Siracusa si allea con Sparta e prosegue la guerra negli stretti, in Ionia. Ermocrate, che è un grande generale siracusano, combatte contro gli ateniesi a fianco degli spartani negli anni peggiori, gli anni del primo colpo di Stato, il 411 avanti Cristo. Dopodiché Siracusa è teatro di una crisi politica che dalla democrazia radicale porta alla tirannide. Platone si interessa a quel mondo, sfidando anche l'impopolarità di andare in un paese che con Atene ha avuto rapporti pessimi per le ragioni che abbiamo ora detto, si interessa a quel mondo perché ritiene che convincere, convertire alla vera filosofia un potere forte, personale, tirannico, per usare questa parola un po' logorata, potrebbe essere la via per tradurre in esperimento concreto quel principio al quale era approdato: i reggitori se diventano veramente filosofi. È un disastro. Il primo esperimento è un disastro. Dionigi, o Dionisio se preferite, primo, che è questo rude generale che ha preso il potere attraverso un colpo di stato militare, gli chiede brutalmente che è venuto a fare, e quando si sente dire che è venuto a fare per convertire alla vera filosofia, lo imbarca su una nave e lo rimanda indietro. Uno potrebbe pensare che anche la disavventura alla quale ho prima fatto cenno, della vendita di quest'uomo come schiavo, si cadeva in schiavitù con estrema facilità in tempi in cui il prigioniero di guerra è ipso facto uno schiavo, quindi una vita abbastanza perigliosa. Uno potrebbe pensare che dopo un incidente doppiamente negativo, no? La delusione della repulsa brutale da parte del tiranno da convertire e dall'altra la vicenda personale della disavventura rischiosissima da cui Anniceri di Cirene lo salva, avrebbero indotto quest'uomo a chiudere la partita degli esperimenti pratici. Quello che ci appare straordinariamente significativo, uno dei rari casi della filosofia che si sporca le mani perché non si rassegna a separarsi dalla prassi, quello che ci colpisce, a mio avviso, molto favorevolmente è il fatto che lui ritenti un secondo e poi un terzo viaggio in Sicilia. Quando cambiano le cose a Siracusa perché subentra il secondo Dionigi, succubo di Dione, che è un uomo legatissimo a Platone, Dione lo sollecita ad accettare di ritentare l'avventura e lui accetta, dichiarando in questa lettera alla quale più volte ho fatto cenno, la settima lettera, che riteneva assolutamente inaccettabile di essere soltanto parole.
essere soltanto parole, cioè di non mettere al cimento della prassi ciò che egli propugnava. È una delle espressioni, a mio avviso, più forti che si leggono in quella lettera, ed è col convincimento di dover tradurre in prassi le parole che egli si rimette in viaggio. E il secondo tentativo è anch'esso fallimentare, ce n'è un terzo e siamo al 361 avanti Cristo. Il quarto viaggio non lo accetta, incontra Dione ad Olimpia, luogo d'incontro per tanti motivi, panellenico tra i greci, e rifiuta la quarta crociata politica in Sicilia. Il disegno politico che tratteggia nella Politeia merita a questo punto che io lo racconti brevemente. Vi ho fatto cenno in modo indiretto, ma ora forse è giusto parlarne in maniera più ravvicinata per porre la domanda se sia stato soltanto un sogno politico. Noi la chiamiamo Politeia. I titoli che abbiamo nei manoscritti ci autorizzano a pensarlo, anche se alcuni manoscritti danno un titolo diverso, Politeiai al plurale. Anzi, il più importante manoscritto superstite dell'opera di Platone, ma manoscritti medievali, ben inteso, quindi li possiamo guardare anche con un certo distacco, senza eccesso di venerazione, Politeiai dà questo manoscritto. È un titolo forse più appropriato perché nel corso dei 10 libri di questo straordinario dialogo vengono messe alla prova varie ipotesi di Politeia, alcune drasticamente criticate, a cominciare dalla democrazia assembleare e naturalmente la tirannide. Ciò non toglie che un titolo più appropriato sarebbe un altro. Io faccio qui cenno a un piccolo dettaglio. Un bravo studente che si chiamava Jacob Wackernagel, poi diventato forse il maggiore linguista conoscitore dei dialetti greci, un bravo studente a Basilea negli anni 60 dell'Ottocento, fine anni 60 dell'Ottocento, aveva come professore una persona, credo, molto nota, che si chiamava Friedrich Nietzsche, che era professore di filologia classica. La sua carriera fu travolta da un incidente memorabile a seguito del libro suo sulla nascita della tragedia. Bene, quando quest'uomo faceva lezione, Wackernagel prendeva degli appunti. Questi appunti sono conservati a Gottinga. La lezione su Platone di Nietzsche, a giudicare dagli appunti di questo grandissimo linguista, cominciavano con la famiglia di Platone, quindi l'albero genealogico. Scelta saggia: per capire chi è quest'uomo devi capire da quale ramo delle antiche schiatte ateniesi discendeva. Il nesso con Crizia ovviamente era importante. Il secondo punto era: i dialoghi come si intitolano? Diceva Nietzsche, a giudicare da quello che l'allievo scriveva, la Repubblica si dovrebbe intitolare, e forse si intitolava, se mai ebbe un titolo, Callipolis, non Politeia. E aveva ragione. Però non è nata in un attimo soltanto, non è nata di getto. Quasi nessuna opera di età arcaica, e l'età arcaica arriva fino alla letteratura romana, è nata di getto. Quando Platone dice nella settima lettera: avendo maturato questo convincimento mi misi in viaggio, ci dice una cosa importantissima che i nostri colleghi
non vedono, forse non intendono. No, Platone ha avuto un destino strano, è studiato bene dai filosofi, spesso non espertissimi della lingua in cui Platone scriveva, è studiato dai conoscitori di quella lingua che non capiscono niente di filosofia, quindi un destino tragico quello di Platone. Orbene, quando dice quelle parole nella settima lettera, ci dà un'informazione concreta, che cioè prima del 388 lui ha già maturato il pensiero centrale che sta nel libro quinto per noi della Repubblica, della Politeia. Secondo me c'è anche un indizio concreto, un personaggio tremendo della scena culturale ateniese che si chiamava Aristofane, largamente implicato con la politica, mette in scena una commedia che ha come bersaglio quel pensiero di Platone, quei libri di Platone. Il comunismo platonico, che viene sbeffeggiato, travolto dal sarcasmo nella commedia di Aristofane. Noi possiamo datarla questa commedia e questo è congruente col dato che Platone fornisce su se medesimo. Quindi è un'opera che è venuta crescendo nel tempo e che delinea una città perfetta, una Callipolis strutturata per l'appunto nel modo che abbiamo detto, i veramente filosofi, i guerrieri, che hanno coi filosofi in comune il tipo di educazione, e i banaus o i lavoratori come base, come terzo ceto alla base di questa piramide. Nel dialogo si industria più volte di spiegare come debbono formarsi, che formazione, che educazione debbono avere, e prospetta, è Socrate che parla e i suoi interlocutori lo contrastano, prospetta grado a grado misure sempre più radicali che comportano l'abrogazione della famiglia, l'abrogazione della proprietà privata, l'abrogazione dell'abitazione individuale, un'unica casa, senza mura. I figli sono figli di tutti i genitori. La proprietà è una colpa. Sono i banausoi che sono attaccati alla proprietà individuale. Ecco, tratteggia questo pian piano. Nel libro decimo ci sono dei passi, dei brani ai quali è stata dedicata tantissima attenzione e che possono essere interpretati in vari modi. Ne cito due. Uno è un motivo che attraversa tutto il dialogo, ma poi lì viene focalizzato in maniera più compiuta. Alla obiezione secondo cui questa Callipolis è forse una creazione fantastica, non corrispondente a nulla nella realtà, l'obiezione di Socrate è: il pittore perfetto, Aristos Grafeus, il pittore perfetto, come Zeus, quando dovette raffigurare Elena al bagno, raccolse alcune fanciulle di Crotone, cavando da ciascuna di esse l'aspetto più venusto, sì da creare una Elena sublime, così il modello che io ho prospettato è un'idea forza, è una perfezione forse inesistente nella realtà. Questo paragone col pittore perfetto ha suscitato, ha sollecitato l'idea che dunque Platone stesso descriva la Callipolis come un sogno, una città, un paradigma in cielo, paradigma en urano. Quindi sarebbe egli stesso a dichiarare l'inattualità di quel modello.
Ma nel medesimo contesto, e questo credo non sia sempre messo in luce, Platone dice non di meno bisogna vivere e operare come se quel modello fosse reale. Questa formulazione eticamente altissima passa inosservata perché è l'altra che prevale nell'interpretazione dei moderni. Vivere pensando che quel modello sussista, anche se sappiamo quanto sia inarrivabile, è un gesto di estremo realismo etico. Quanti usi sono stati fatti di Platone? Prima vi ho ricordato quella battuta di Marx, sprezzante, no? Le caste egiziane. Ma vi ho anche ricordato l'allievo ribelle, cioè Aristotele, che dedica un intero libro, il secondo per noi, della politica, dei suoi politicà, a demolire quel modello. E gli altri modelli utopistici che lui mette in fila, Falea di Calcedone, Ippodamo di Mileto, ma si concentra soprattutto sulla Repubblica di Platone, è l'argomento forte, l'argomento, il fulcro, per così dire, della contestazione aristotelica di Platone, è impossibile eliminare la proprietà, è contro natura eliminarla, è impossibile eliminare la famiglia che è il nucleo della società umana. Ma non sono gli unici usi di quell'opera. Potrei dire, nel Novecento si è assistito per un verso alla esaltazione del modello platonico da parte della cultura tedesca aristocratica e per l'altro alla identificazione del modello platonico come fonte di regimi totalitari. Negli anni 30 la pubblicistica anche alta tedesca indica nella Politeia platonica il modello ideale. Non mi addentro in riferimenti puntuali perché abbiamo pochissimo tempo ormai. L'altra fruizione è quella di Karl Popper, no? La società aperta ai suoi nemici, che riversa sulle spalle di Platone la responsabilità addirittura dei regimi novecenteschi a carattere totalitario. Questo vuol dire che la vitalità del radicalismo platonico ha vinto, continua ad essere il nostro problema. Vorrei concludere con una riflessione curiosa. Abbiamo detto quali sono le obiezioni di Aristotele: la famiglia, la proprietà. Due elementi invalicabili su cui cade il progetto platonico. Bene, nel 1847, un po' di tempo dopo la morte di Platone, possiamo dire, un grande rivoluzionario italiano, vissuto quasi sempre in esilio, che si chiamava Giuseppe Mazzini, pubblicò a Londra un libro dimenticato e riproposto all'attenzione da uno studioso scomparso da pochi anni, molto bravo e molto dedito alla figura di Mazzini, si chiama Salvo Mastellone, l'opera intitolata Osservazioni sulla democrazia. Mazzini, quando scriveva in inglese, era chiarissimo. Quindi io vi incito a leggere sempre il Mazzini inglese, magari tradotto in italiano, più che il Mazzini che scrive direttamente in italiano, che è molto più complicato e retorico. In queste polemiche, violentemente polemiche, Osservazioni sulla democrazia,
il bersaglio di Mazzini è il comunismo. Ma per lui il comunismo non è ancora Marx. Il dottor Marx nel 1947 aveva 29 anni, non aveva ancora scritto il manifesto, lo stava per scrivere. Ce l'aveva invece con Saint-Simon, Fourier, Cabet. Cabet era un simpatico utopista francese. Il socialismo francese è un fiume in piena, un'infinità di esponenti interessantissimi, anche ingenui, anche letterati. Cabet aveva scritto il credo del comunismo e Mazzini li avversa frontalmente dicendo: i due punti su cui cadono sono la famiglia e la proprietà. Pochi mesi dopo, Marx, disistimatore della Repubblica Platonica, come abbiamo detto, scrive il manifesto e combatte esplicitamente le frasi di Mazzini esattamente sui due temi, la proprietà e la famiglia. Questo mi sembra una specie di nemesi storica per il dottor Marx, che si è trovato a sostenere le cose che Platone diceva e che Aristotele contestava, questa volta assumendosele in proprio. Una allieva dei licei di Foligno, che si chiama Mannucchi, mi ha mandato una lettera alla quale faccio riferimento ora, in cui dice: questo Platone, sì, interessante, lei ce ne parla, fa bene, però mentre lo apprezzo in quanto rivaluta il ruolo delle donne, che debbono essere a tutti gli effetti sullo stesso piano degli uomini, e questo è un punto fermo della Politeia platonica, non lo apprezzo affatto per la divisione castale che instaura nella sua Callipolis. Beh, credo che abbia ragione la nostra interlocutrice, credo diciottenne o anche meno, perché se è vero che è difficile far propria fino in fondo la piramide che Platone delinea, è altrettanto vero che raramente, forse mai, nella letteratura antica, sia greca che latina, la considerazione della parità uomo-donna è stata affermata con tanta forza e con tanta intelligenza come nel quinto libro della Repubblica Platonica. Però vorrei difendere quest'uomo, come dire, con le sue stesse parole. Nel Timeo, dialogo altrettanto rilevante ma sicuramente successivo alla Repubblica, nelle prime pagine c'è un riassunto della Repubblica con il gioco letterario di dire: riepiloghiamo quello che abbiamo detto ieri. Bene, in questo velocissimo riepilogo quella distinzione castale non c'è più. Quindi il progetto platonico visto in prospettiva è che in ultima analisi col tempo tutti saranno alla fine coinvolti nel tipo di educazione inizialmente previsto per i reggitori, filosofi e guerrieri. E questo forse è la forza della cosiddetta utopia platonica. Grazie. Grazie, grazie professore. Questa ragazza è in sala? No, sì. Trasmetterete questo pensiero. C'è o non c'è? Eccola, vuoi venire? Il progetto lettura prevede che si scriva dopo l'incontro all'autore, c'è un blog sul sito che si chiama Caro autore ti scrivo, invece questa ragazza lo ha fatto prima, brava, grazie. Sta arrivando. Come si chiama? Mannucchi? Ilenia. Ilenia Mannucchi. C'è un microfono per i ragazzi in sala? Salute. Piacere. Ciao. Piacere.
Di quale scuola sei? Liceo classico. Vuoi parlare qui? Liceo classico. Ci vuoi portare? Grazie della tua domanda. Come mai questa urgenza di scrivere al professore prima che arrivasse? Un'ottima idea. Sì. Faccio parte del progetto Alternanza Scuola-Lavoro e sono un'ambasciatrice. Ci avevano chiesto di scrivere una lettera aperta ad uno scienziato filosofo e mi ha ispirato la conferenza del professor Canfora e in più stavo leggendo il libro Il presente come storia e quindi ero motivata. Benissimo, brava, grazie. Allora, sei soddisfatta della risposta? Vuoi aggiungere qualcosa? Sinceramente non me l'aspettavo, perché alcune di noi hanno ricevuto la risposta sul sito delle ambasciatrici e quindi all'inizio avevo perso un po' le speranze di ricevere una risposta, invece mi ha emozionato molto. Bene, guardi, bello. Io sono ignorantissimo in campo informatico, quindi riesco a parlare ma difficilmente a scrivere in quelle forme lì. Ah, infatti è contenta, è emozionata, quindi è contenta così. Grazie, grazie Elenia, grazie. Salute. Porta pure il microfono. Abbiamo ancora, non moltissimo, ma abbiamo un po' di tempo per le domande. In maniera particolare, naturalmente tutti, ma in maniera particolare i ragazzi che hanno letto il libro Il presente come storia. Liceo classico, liceo scientifico. Allora, io vorrei fare una domanda, no? Sto dove qui. Sei? Alzati i piedi. Ah, però. Qui sulla destra. Puoi venire qui? Vuoi venire un po' più avanti che non ti vediamo, è buio. Un po' più avanti, vabbè. Il professore vuole vederti. Ecco. Allora, va bene così? Perfetto. Io volevo chiedere... Lei aveva detto che praticamente la forza della Repubblica di Platone è che alla fine tutti guadagnano lo stesso status sociale, per cui le caste si annullano. Però le differenze sociali, ovvero la famiglia e la proprietà privata, permangono oppure quelli che erano i componenti della classe... dei filosofi, quindi governatori, quindi senza alcun diritto di proprietà privata e sociale, l'acquistano, insomma, in questa uniformazione. Questa è la domanda, ecco. Non mi è chiarissima veramente, però forse per mia insufficienza. Qua? Se ho capito bene, lei si chiede in prospettiva nel Callipolis cosa succede della proprietà e della famiglia? Esatto. È questo? Sì, 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 insomma, dato che lei ha detto che dopo, sì, alla fine di questo progetto tutti si uniformano, no? Le classi vengono, le caste vengono sovvertite, insomma. Dunque, ma poco fa lo dicevamo, sia pure con un po' di azzardo, il tema è aperto, quindi si può discutere all'infinito, oltretutto abbiamo parlato a lungo, insomma per un po', della Politeia, che a sua volta è un'opera che si è sviluppata nel tempo, non abbiamo parlato per nulla, per mia colpa, dei Nomoi, cioè dell'altra grande costruzione etico-politica e anche giuridica, perché c'è tantissima dottrina riguardante l'assetto giuridico, i Nomoi appunto, che è l'opera della vecchiaia e che talora viene considerato un passo indietro, una sorta di rinuncia alla Callipolis che diventa, in un passo famoso dei Nomoi, attuabile soltanto tra gli dèi o i figli degli dèi, no? Questa frase è parsa quasi una rinuncia all'ipotesi, alla possibilità di attuare quel modello, no?
Bene, è un cantiere aperto, l'opera platonica poi per sua natura stessa rimette in continuazione i termini del problema in modo tale da riaprire anziché chiudere la riflessione. Io invidio molto gli autori che riescono a scrivere un capitolo organico su il pensiero di Platone. Sono ammirevoli ma anche un po' pericolosi, perché in realtà è un pensiero che si riapre in continuazione. L'unica forma sarebbe riassumere i vari dialoghi, ma allora sorgerebbe la domanda di la cronologia relativa di essi, che è molto discussa, come tutti sapete. Ora, premesso tutto questo, io credo che non sia sbagliato ritenere che quel breve compendio della Politeia nel Timeo non sia dovuto ad approssimazione, cioè per brevità espositiva non viene ripristinata, ribadita la struttura castale così ben descritta nel dialogo maggiore. Dico questo perché nel secondo libro della Politica, quando Aristotele combatte il pensiero platonico racchiuso nella Politeia, fa propria egli stesso, nel confutarla, la tesi che quei principi, abrogazione della proprietà, eccetera, alla fine sarebbero erga omnes, cioè tutti i politei verrebbero coinvolti in quella radicale cancellazione della proprietà nei suoi due aspetti. Quindi non è soltanto il breve riassunto del Timeo, ma è la lettura che ne fa Aristotele. Uno potrebbe dire, ma Aristotele intanto ha sentito Platone parlare, direi abbastanza a lungo, data la frequentazione. Aggiungiamo che non ci poniamo mai fino in fondo una domanda. Noi abbiamo questa fortuna di avere un corpus colossale di dialoghi platonici. Alcuni non sono suoi, sono entrati in questa raccolta, ma erano destinati ad una circolazione, sono opere d'arte. Aristotele dice a un certo punto che Platone è a metà strada fra la poesia e la filosofia, e non ha tutti i torti. Poi c'è Platone che parla quotidianamente con chi frequenta il suo entourage, e quanto altro è andata avanti la sua riflessione in quel contesto che a noi sfugge, senza idolatrare il Platone non scritto, ma è fuori di dubbio che al di là dell'opera scritta c'è l'insegnamento, la frequentazione di questa élite sovranazionale, chiamiamola così, che frequenta l'Accademia. Anzi, l'Accademia come struttura è essa stessa un fatto politico, cioè il fatto di educare frequentatori giovani delle grandi o meno grandi famiglie del, non solo ateniesi ma anche di altre città, è un fatto politico esso stesso. Costruire un'elite educandola su certi principi. Quindi tutto questo aspetto noi non lo riusciamo a cogliere se non ipotizzandolo. Allora io credo che quando Aristotele nella Politica lascia intendere che quel processo di rimozione della proprietà riguarderà prima o poi tutti, rifletta pensiero che Platone deve avere espresso, come il Timeo ci fa intravedere. Quindi non è la questione da porsi cosa succederà nel tempo ai filosofi, semmai il contrario, cosa succederà nel tempo agli altri. L'idea è che saranno via via tutti coinvolti in questa struttura di tipo comunistico. Non so se ho risposto al suo quesito. No, sì. Grazie. Mi dicono che per motivi organizzativi devo dare stop alle domande. Mi dispiace, invito le classi eventualmente a scrivere al professore, e per chi vuole il professore sarà ancora qui domani sera alle ore 21. Grazie a tutti voi e grazie al professor Luciano Canfora.